Oggi voglio raccontare di un paio di progetti che ho realizzato a ottobre 2022 per dei clienti che ho avuto di Milano. Ho realizzato nello specifico con queste tavole che state vedendo, sono tavole di cedro, lunghezza mi sembra circa 3 metri e 50-60 di larghezza, più o meno tutte. Ne ho acquistate 6 di queste tavole pagandole 350 euro. Mi chiedete spesso dove vado a acquistare le tavole, io mi rifornisco da Segheria Mobili del Garda, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Con questi 6 tavoloni dovrò andare a realizzare 2 tavole in massello con la base in ferro che ho già realizzato e c'è un video dedicato sul canale, un ripiano per il bagno e un ripiano per un'isola. Poi vedete, entra subito in campo l'artiglieria pesante. Sono riuscito ad avere in prestito alcune attrezzature Festool per facilitarmi questo lavoro, perché come sapete mi sono fratturato la mano a settembre e sono rimasto fermo. Questi lavori dovevo farli a settembre, per cui sono slittati un mese dopo, la consegna di conseguenza è stata slittata. Purtroppo non avevo più tutto il tempo che volevo da dedicare a questo progetto, per cui sono riuscito a mettere le mani in prestito ovviamente su alcune attrezzature Festool. Come vedete c'è sia l'aspiratore in questo caso che la sega da fondamento, la TS75, che sta a indicare appunto la profondità a cui riesce ad arrivare la lama, in questo caso 75 mm. Le tavole sono circa 6 cm, 60 mm di spessore e sono riuscite a tagliarle con una facilità pressoché disarmante. Inutile dire che sono stati indispensabili ed è stata veramente una goduria poterli utilizzare per realizzare questi 2 progetti. La prima lavorazione che sono andato a fare, come avete appena visto, è stata quella di troncare e sezionare le tavole, scegliendo le parti migliori per andare a comporre questo tavolo. Le ho prima troncate lasciando un po' di margine, circa 10 cm per lato, e poi le ho sfilate per il lungo per poi andare a fare l'unione. Pro tip: se dovete fare un'unione del genere, assicuratevi di avere un binario lungo esattamente tutta la lunghezza che dovete tagliare. Unendoli c'è comunque un pelo di gioco. Io in questo caso ho prima sfilato e poi ho ripassato la lama togliendo qualche millimetro. Bene, ora abbiamo segnato tutti i punti di giunzione e ora utilizzeremo questo bel bestione per andare a fare le nostre giunzioni tenone mortasa. La misura che ho deciso di utilizzare è questa 14 per 10 cm di profondità. Non è la prima volta che utilizzo il domino e soprattutto il domino XL, l'avevo già utilizzato quando ero da Giacomo ed è una macchina incredibile, ragazzi. Il domino è il sistema di giunzione, non dico migliore perché dipende da caso a caso, ok? Però in questo caso specifico, proprio nell'unire 2 tavoloni giganti del genere, usare i tasselli da 14, profondità 10 cm, quindi vuol dire che sono entrati 5 cm per tavola, è stata una cosa indescrivibilmente semplice e accurata. Una macchina che consiglio a tutti prima o poi di acquistare, che sia il DF700, questo qui, o il DF500, quello più piccolo. Se dovessi pensare all'acquisto di una macchina del genere, punterei più su un DF500 per il normale utilizzo di quello che può fare un hobbista in casa, può farci mobili e può usare tasselli fino a 12 mm. Nel mio caso, che vedo che ultimamente spesso devo realizzare tavoli o cose del genere, magari punterei direttamente al DF700. Ok, ho fatto un assemblaggio a secco per questo. Raga, non c'è niente da dire, con le attrezzature giuste fila tutto liscio sempre. Come ho fatto finora a far senza di queste, è incredibile. Ora passiamo alla seconda tavola, che fa parte sempre del primo pacchetto del primo cliente, ovvero una tavola e un ripiano del bagno. La procedura è analoga a quella che ho appena fatto, ovvero vado a selezionare la tavola e scelgo qual è il pezzo più bello e quello con meno problemi dal punto di vista di crepe o di nodi per andare a realizzare questo ripiano del bagno. Quindi vado a sfilarla per il lungo e successivamente la vado a intestare. La dimensione finale di questa tavola dovrebbe essere 120x50, se non ricordo male. Proseguirò con questo lavoro più avanti, adesso mi limito solamente a preparare la tavola e a dargli una bella levigata togliendo la corteccia. Per togliere la corteccia ti può andare bene che si stacca naturalmente, come in alcuni pezzi che è successo, come in questo caso no, quindi faccio una sgrossatura diciamo con martello e scalpello e poi uso il flessore
flessibile con una fresa dell'Arbotech. Arriviamo al secondo cliente, il quale ha richiesto un tavolo 2 metri per 90, sempre con base in ferro, sempre in cedro, e un ripiano per un'isola che è 204 cm per 40 di profondità. In questo caso ho avuto un po' di difficoltà perché la tavola non era perfettamente uguale nello spessore. Iniziava a 7 cm circa e finiva a più di 8. In questo caso ho dovuto usare la sega a mano poi per terminare il taglio e sezionarla correttamente. Come vi dicevo, queste operazioni sono identiche a quelle precedenti, ovvero bisogna intestare le tavole, scegliere quali sono le migliori, quelle con meno crepe o meno difetti che poi dovremo comunque andare a risolvere, sfilarla per il lungo per fare l'unione. E anche per quanto riguarda il ripiano dell'isola, è praticamente come fare un ripiano per il bagno, solo che è più stretto e più lungo. E come abbiamo fatto anche prima, utilizziamo il domino XL per fare le nostre mortase e fare l'unione. Come vedete, oggi abbiamo un ospite in laboratorio, è un follower che abita a Trento e si chiama Daniele Ferrazza. La cosa interessante di Daniele è che è un atleta olimpionico che ha partecipato alle Olimpiadi del 2018, Olimpiadi invernali, di quale sport? Di curling, ragazzi. Prima volta in assoluto che incontro un atleta di curling, incredibile. Mi ha anche invitato nel suo palazzetto per andare a provare il curling, probabilmente ci farò un salto perché sono molto curioso di vedere le dinamiche di questo sport. È venuto ad aiutarmi perché ho fatto un piccolo annuncio che avevo bisogno di un aiuto, appunto avendo appena superato una frattura alla mano, non volevo sforzarla troppo, ed è venuto volentieri ad aiutarmi per una giornata. Se può interessare anche a qualcun altro venire ad aiutarmi per qualche lavoro in particolare, oppure partecipare a un video nel quale ho bisogno di aiuto, vi lascio qua sotto in descrizione il mio canale Telegram, dove pubblico per lo più domande, questioni, parliamo di progetti futuri, chiedo consigli e tra l'altro appunto faccio anche questi annunci. I lavori che abbiamo fatto sono stati andare a rifilare e intestare l'ultima tavola che avete visto, che diventerà successivamente appunto il ripiano snack per questa isola, e poi successivamente andare ad incollare effettivamente le tavole. Questa è un'operazione che sì, si può fare da soli, ma parlando di tavole lunghe più di 2 metri, appunto essendo ancora un po' in riabilitazione con la mano, non me la sentivo di rischiare di farmi male, rovinare i pezzi se mi cadevano, insomma combinare un disastro. Siccome non ho morsetti lunghi, di solito per fare questo tipo di unione utilizzo le cinghie classiche arancioni, io prendo quelle di Bricoman e svolgono il loro lavoro egregiamente. L'importante è mettere negli spigoli qualcosa di morbido che non vada a lasciare il segno della cinghia e del cricchetto che serve per tirarla. Avevo ipotizzato di utilizzare 5 cinghie in totale, una per ogni domino festool che andavo a inserire. La realtà dei fatti è che 3 andavano più che bene. L'unione è stata molto semplificata dal fatto di avere sfilato per il lungo tutta la tavola con la sega da fondamento, che ha fatto un'unione pressoché perfetta. Veramente c'era un'inclinazione forse di qualche decimo, niente che si potesse risolvere molto facilmente sfilando di nuovo la tavola e andando a togliere mezzo spessore della lama. Come vi ho già detto, unendo due binari festool abbiamo sì il taglio dritto, ma in questo caso, che doveva essere perfetto, anche una piccola inclinazione poi su una tavola lunga la andiamo a percepire. Quindi se vi capita spesso di dover fare lavori del genere, vi consiglio magari di acquistare direttamente un binario unico lungo abbastanza da tagliare tutte le vostre tavole. Bene, dopo una giornata le tavole sono incollate, quello che dobbiamo fare adesso è levigarle con una grana 80, non in una maniera perfetta ma giusto da togliere i segni della sega di quando le ha affettati, perché sennò dopo con la resina abbiamo dei problemi. Dare la resina, calibrarli e via andare. Quindi inizia tutta quella fase simpatica di levigatura che non finirà mai. Come detto, ora comincia la fase più divertente di tutto questo lavoro, ovvero levigatura, sagomatura di tutte le tavole cercando di togliere più difetti possibili e riempimento di tutte quelle crepe con la resina. In questo caso specifico entrambe le tavole avevano delle crepe che attraversavano completamente la tavola da sotto a sopra. Ormai sono un po' di volte che faccio questo lavoro e vi posso dare qualche consiglio per riempire le crepe con la resina, quando farlo e quando potete eventualmente evitarvi questo passaggio, perché è bello finché volete, però la resina non è così semplice da lavorare, potete avere delle perdite come mi è successo. Dunque, se avete delle crepe passanti, ok, come nel mio caso, utilizzare la resina lo vedo
indispensabile, perché la resina nasce come collante, quindi andrà ad unire saldamente le due parti che non sono proprio solide. Se invece avete solamente delle crepe non troppo profonde che dovete solo andare a coprire per una questione estetica, ok, io vi consiglio di utilizzare magari dello stucco oppure quella colla a caldo che vedo spesso utilizzare con il suo blocchetto in alluminio per andare a riempire le crepe. In questo caso io ho utilizzato un mix sia di resina per le crepe, quelle più sostanziose, sia di stucco per andare a riempire quelle crepe un po' più piccole o per andare a riempire i difetti che poi sarebbero venuti fuori comunque anche dopo la levigatura. Lo stucco che utilizzo è uno stucco bicomponente che trovo da Tecnomat, per cui quello che faccio è prendere lo stucco, versarci dentro un pigmento nero, in questo caso compro sempre anche questo da Tecnomat ed è un ossido di ferro, lo mischio al componente A in modo da ottenere una buona pasta liscia e omogenea senza troppi grumi, aggiungo il suo indurente e poi lo utilizzo. Pro tip, non è proprio un mio tip, ma ringrazio Matteo Menabue per avermi dato questo consiglio. Tra l'altro sto utilizzando proprio la sua resina che trovate sul suo sito, vi lascio comunque tutti i suoi link sotto in descrizione. Ottima persona, super disponibile e realizza di quei tavoli in resina incredibili, ragazzi, andate a darci un'occhiata. Il consiglio che ho ricevuto è stato: se ho una crepa passante, invece di andare a mettere lo scotch come ho fatto io sotto, che spesso e volentieri ha comunque delle perdite, lui cosa fa? Mi ha detto: prova a metterci dello stucco, ok, che lo stucco entra perfettamente in tutta la crepa e la chiude saldamente senza utilizzare scotch o altro. Quindi io ho preso il mio background di stucco bicomponente nero, ho girato la tavola nella parte sotto, ho dato lo stucco, ho aspettato quel quarto d'ora, 20 minuti che si asciugasse e poi da sopra ho dato la resina. Beh ragazzi, zero perdite, così veramente molto più semplice. Se dovete fare delle colate parziali, ok, da riempire delle resine, è veramente il consiglio migliore questo. Utilizzare silicone, utilizzare colle o altro vi va a riempire barra sporcare la vostra crepa, e siccome deve essere dello stesso colore della resina, io in questo caso la sto utilizzando nera, facendo lo stucco nero veramente è stato jackpot. Grazie ancora Matteo per tutti i consigli e il tempo che mi hai dedicato. Come vedete non ci troviamo più nel mio laboratorio, la prossima fase di questi lavori si svolge proprio qua in una falegnameria a cui mi appoggio, perché hanno questa favolosa calibratrice della SCM che posso utilizzare barra noleggiare per le ore che viene utilizzata. Ecco, io non posso né permettermi né mai vorrei prendermi una calibratrice del genere, per cui se trovate nella zona qualche falegnameria che vi permette e fa questo servizio qui, è veramente un game changer per questo lavoro. Calibrare le tavole è indispensabile perché non sono quasi mai precise, non sono mai tagliate giuste, anche se non lo sono, come nella tavola che abbiamo visto prima che iniziava a 7 e finiva a 8, calibrarle le porta tutte perfette, oltre che risparmiarvi decine di ore probabilmente a levigarle a mano cercando di renderle il più planari possibili. Ogni passaggio che si fa dentro la calibratrice si vanno ad asportare decimi, all'incirca 3-4 decimi, bisogna fare veramente una marea di passaggi, 10-20 passaggi per ogni tavola, ma alla fine il risultato che si ottiene è una tavola perfettamente piatta in entrambe le facce, qualcosa di spettacolare ai miei occhi. Un'altra cosa che potete fare se non trovate nessuno che ha una calibratrice a disposizione è costruirvi quel jig con la fresatrice, mettendo una fresa a spianare, ok, e spianando a mano appunto le vostre tavole. Questo vi serve tanta superficie e sicuramente è più economico farsi un jig del genere che acquistare una calibratrice, o se avete lo spazio e la disponibilità una bella CNC gigante, ragazzi, che vi spiana le tavole. Onestamente questo è uno dei miei obiettivi da raggiungere, non sarebbe affatto male. Arrivati a questo punto abbiamo le nostre tavole calibrate perfettamente e
e dobbiamo solamente dico levigarle tutte, perché abbiamo tutti i segni della grana 80 a cui sono state calibrate. Come vedete ho un aiutante anche oggi, abbiamo Ezio, avete già visto in altri video, ogni tanto viene ad aiutarmi con dei progetti, l'avete visto soprattutto nel progetto della spina della birra, ve lo lascio qua in alto a destra. Ha dato un aiuto indispensabile per portare a termine questo progetto, perché c'erano molti dettagli da sistemare e finché lui le vigava io mi occupavo dei dettagli, quelli molto più fini e delicati, come dei nodi che ho deciso di lasciare in accordo col cliente cercando di valorizzarli. Dopo li vedrete meglio. La finitura è di certo la cosa che mi avete chiesto di più in assoluto. Dove posso trovarla? Che finitura è? Io ho scoperto questa finitura grazie a Nicola, il proprietario della falegnameria dove abbiamo calibrato la tavola prima, e mi ha consigliato un colorificio dove acquistare questa finitura. Nello specifico questa è una finitura della Verin Legno. Non sono riuscito a trovare niente online, per cui non riesco a mettervi il link. Riuscite a trovare solo colorifici che rivendono quel marchio lì, e allora potete acquistarla da loro. Nello specifico io ho utilizzato una finitura acrilica bicomponente con un grado di gloss a 5, ovvero uno dei più bassi, se non il più basso che c'è. Appunto, la finitura è completamente opaca, non è lucida, non è una cosa che mi piace. Per me questa è diventata la finitura della vita, la utilizzo veramente non per qualsiasi cosa, perché comunque pitturare a spruzzo tutto è decisamente più complesso che dare una finitura ad acqua o normale dandola a rullo, però per questi tipi di manufatti, soprattutto per il bagno, qualcosa che sono a contatto con l'acqua, appunto come i ripieni del bagno o le tavole, questa qua rende la superficie completamente impermeabile, si riesce a pulire facilmente anche se viene macchiata con dei pennarelli. A mio avviso è la finitura più bella che sia riuscito a trovare. La procedura che faccio quindi è dare almeno 2-3 mani per lato per proteggere il manufatto. Do una mano, aspetto 4-5 ore che si asciuga bene, gratto tutto con una grana 220-250 e continuo così fino alla fine del lavoro. E come vedete, dopo una sessione di finitura il laboratorio diventa come Silent Hill. Fino adesso avete visto che ho fatto due tavoli grandi e un ripiano snack. Manca l'ultimo, che è questo qui, che è il ripiano del bagno. Come vi ho detto all'inizio, l'ho messo da parte per occuparmene dopo, perché mi mancavano delle frese che non sono riuscito a trovare per fare questi fori. I due fori che devo fare sono uno per far passare la piletta dello scarico del lavello e l'altro è quello per il miscelatore. Siccome non ho trovato una fresa della dimensione adatta, mi sono fatto una dima, ho fatto un foro a tazza e ho usato poi il rifilatore per portare tutto alla misura finita. Successivamente il procedimento della finitura è esattamente identico come quello che abbiamo appena visto, sempre 2 o 3 mani di finitura. In questo caso era l'ultima cosa da fare e l'ho finita, giuro, la sera prima di andarlo a consegnare. Arriviamo finalmente al giorno della consegna. In questo caso sono riuscito a combinare entrambe le consegne di tutti e due i clienti, essendo entrambi di Milano, uno dall'altra parte rispetto all'altro, però almeno sono riuscito a combinarli lo stesso giorno, così da fare un viaggio unico partendo dalle 7 di mattina e tornando alle 7 di sera. Con noi c'è sempre Ezio che mi aiuta a fare questo tipo di consegne. Impacchettiamo tutto quello che dobbiamo impacchettare, lo proteggiamo col cellophane, di solito impacchetto tutto così o col pluriball, dipende da quanto è fragile l'oggetto che devo trasportare. Impacchettiamo tutto e si parte direzione Milano. Di solito comincio sempre con i lavori quelli più complicati, perché sono ancora fresco, non sono stanco, e quindi tutti quei lavori che potrebbero darmi più noia o più imprevisti preferisco farli prima, così da essere molto più lucido e cercare di risolvere dei problemi che ci sono stati anche in questo caso. Ovviamente per fissare il ripiano di solito utilizzo delle staffe a scomparsa, diciamo, che fisso sul muro con delle barre filettate M12 e fissate al muro con l'ancorante chimico. Pro tip: quando utilizzate l'ancorante chimico, i primi 30 cm che buttate fuori è scarto quello lì, ragazzi, perché deve mischiarsi bene. In questo caso non lo avevo fatto e infatti una delle due staffe non ha fatto presa neanche dopo un'ora. Quindi ho dovuto ripulire tutto il foro, rifare tutta la procedura e quindi perdita di tempo. Per fissare il ripiano alle staffe semplicemente metto tutto in bolla, faccio dei prefori e lo fisso con delle viti, molto semplicemente. Faccio un bel giro di silicone e poi
poi installo miscelatore e lavandino. Io non faccio i collegamenti idraulici perché non sono un idraulico e non voglio questo tipo di responsabilità, semplicemente ve li fisso al ripiano, tutto qua. E una volta installato tutto, ecco il risultato finale. Sempre bello vedere un asse così, ci sta proprio bene anche con i colori delle mattonelle che ha scelto. Per quanto riguarda il tavolo invece, questa qui è la base che ordino, io me la faccio fare su misura da un fabbro. Molto semplicemente vado a mettere dei feltrini sotto così non rovinano il pavimento, scartiamo la nostra tavola, la appoggiamo sopra e anche questa per fissarla faccio dei prefori in questo caso e fisso tutto con delle viti. Anche in questo caso del risultato sono veramente molto soddisfatto. Come vedete questa tavola ha degli inserti in resina molto palesi perché era veramente conciata male, però sulla costa dà questo look un po' zebrato che non lo so, è molto interessante. Arriviamo dal secondo cliente, l'installazione del tavolo è identica alla precedente, quindi feltro sotto e viti per fissarlo. Come vedete questi qua sono i nodi che vi anticipavo prima, quelli che ho sistemato e cercato di rendere più carini in accordo col cliente. Onestamente la resina nera sul cedro che è più chiaro mi spacca di brutto, questo effetto qua è veramente bellissimo. E per concludere arriviamo all'isola della cucina con questo ripiano snack da 2 metri e 4 profondo 40 cm. La cliente mi aveva mandato qualche render per farmi capire il risultato finale, ma una volta visto dal vivo è veramente spettacolare. Siamo arrivati alla fine del video, se sei arrivato fino a qua commenta con questo emoji e scrivimi se ti piace questo nuovo formato con il voiceover dove vi racconto tutti i miei progetti. Se sei nuovo del canale ti invito a iscriverti e anche a seguirmi su Instagram così segui in anteprima tutti i progetti che sto realizzando. Io ringrazio i Patreon che sostengono sempre questo programma e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.